Bene, grazie. Ci racconti un po' i festeggiamenti nello spogliatoio, perché in città vi stanno aspettando e stanno iniziando a festeggiare. Sì, sì, anche noi abbiamo festeggiato un po' nello spogliatoio perché è una vittoria importantissima per noi. Farla qui, insomma, contro la Juventus, sappiamo quanto conta per noi, per tutta Napoli vincere qui, e quindi abbiamo festeggiato un po', diciamo. I campionati li vincono le squadre più forti, voi l'avete stravinto, quindi... No, io penso che abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, una squadra, un gruppo serio. Ogni partita l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, anche adesso con tanti punti di vantaggio, insomma, siamo cresciuti sotto l'aspetto della mentalità, perché abbiamo dimostrato insomma, di prendere ogni partita come una finale, e adesso ci godiamo tutte queste soddisfazioni. Insomma, sono contento per tutti, per i tifosi che anche stasera erano in tantissimi e ci stanno aspettando. Ho visto qualche video e insomma, siamo contenti e non vediamo l'ora di festeggiare tutti insieme. Io ti chiedo, in questi giorni, come avete smaltito la delusione per l'uscita di scena dalla Champions League, per rimettersi la testa in campionato? Ma la Champions sicuramente è una competizione dove volevamo andare avanti. Abbiamo fatto, secondo me, due buone partite, soltanto che i dettagli poi hanno fatto la differenza, però siamo usciti a testa alta, dimostrando di essere una grande squadra, e subito dopo l'eliminazione ci siamo rituffati subito sul campionato, perché nonostante, come ho detto prima, i punti di vantaggio, abbiamo un percorso, un discorso da chiudere, e ripeto, stasera era importante tornare subito alla vittoria, e farlo qui, insomma, è importante e siamo veramente contenti. Rimane questione di secondi, punti, giornate, cioè ormai ha preso il punto alla rovescia. Mi dispiace non poter magari festeggiare in campo, perché voi giocate il sabato e al momento di avversare la domenica, quindi dovete aspettare eventualmente il giorno dopo. Ma insomma, intanto speriamo di vincere sabato noi, e poi vediamo l'altro risultato. Insomma, l'importante è vincerlo dopo tanti mesi che tiriamo avanti. Insomma, abbiamo speso tantissime energie anche a livello mentale, quindi vogliamo chiudere il discorso prima possibile. Se sarà festeggiarlo, insomma, davanti alla TV, va benissimo, è uguale. L'importante è vincere questo scudetto e riportare, dopo insomma, 33 anni, lo scudetto a Napoli, a qualcosa di bello e incredibile. Grazie.